Da Venezia, la provincia di Venezia. Perché ha scelto Arezzo e la Toscana? E ho fatto un tour di 2 giorni, però la cosa più importante per me era rivedere anche la location di un film che è rimasto nel mio cuore, che è La vita è bella di Benigni. Cioè non riesco a non passeggiare rivedendo le scene, mi ha emozionato tantissimo. È una breve sosta, però anche fotografica nei luoghi del film. C'è chi cerca i luoghi dove è stato girato La vita è bella, il film da Oscar di Roberto Benigni, e chi invece parte proprio da Arezzo per poi girare tutta la Toscana e arrivare fino all'Umbria. Turisti in giro dunque in questo giorno di Pasquetta nella città di Arezzo. Ho cominciato oggi, ho il tempo una settimana. Ah, ok. Quindi inizia da Arezzo e poi? Andiamo a Pergine, Valdarno, poi facciamo Firenze, Siena, Pisa se ci riusciamo, e andiamo anche a Assisi se ci riusciamo. Da Firenze ad Arezzo perché? Per fare una giratina, tanto per cambiare. Come trova la città? Bellina, molto carina. Il turismo c'è, ma di sicuro non quello che ci si poteva aspettare. La speranza è che i numeri possano decollare fino al ponte del 1° di maggio. Rispetto anche agli altri anni, qualcosina in più, però ecco, non abbiamo visto grandi numeri. Questo soprattutto noi pensavamo, speravamo anche soprattutto della Pasqua, la Pasquetta. Ora vediamo un po' il 25 aprile, il 1° maggio, come potrà ecco, evolversi, però ecco. Diciamo che non abbiamo grosse presenze quindi in città. Where are you from? New Jersey. We're gonna go see the Piero della Francescas, the Cimabue Cross, and the Pietro Lorenzetti triptych, hopefully, yeah.